La patata di Margherita, buona e saporita, sicuramente diversa dalle altre, dicono orgogliosamente da queste parti, perché coltivata sul terreno sabbioso, una lingua più che altro tra il mare e le saline, una specialità, insomma, provare per credere. Nella sabbia contiene una certa sostanza che dà alle patate, quindi questa patata, che è pasta gialla, non è pasta bianca, è molto rinomata in Italia e specialmente all'estero. Neva Ghiotta, la regina d'Inghilterra, particolarmente richiesta dal mercato straniero. Il mercato principale è quello inglese, proprio perché l'Inghilterra consuma questo prodotto bollito, che per carità è anche buono, fatto fritto in tanti altri modi al forno, però la particolarità di questo prodotto è farlo bollito. Come sta andando? Rispetto al mercato generale della patata sta soffrendo, ecco, il trend negativo della patata, però riesce sempre a difendersi un po' meglio rispetto al prodotto francese, che quota prezzi veramente bassi. A Margherita di Savoia la patata la celebrano con una sagra, si fa festa con le frittelle. Qui il ricavato della vendita va alla Caritas, i prodotti della terra servono anche a fare solidarietà. È uno dei principali motori per quanto riguarda l'economia del nostro paese, che ha bisogno di essere rilanciata attraverso anche questo tipo di iniziative, che sono alla nostra portata sicuramente, ma indubbiamente più che altro alla portata della carità verso gli altri.